Mi sta forse dicendo che è dispiaciuto, che in fondo io sono un ottimo poliziotto, che lei alle volte esagera e questo è il suo modo maldestro di chiedermi scusa. Max, resta qua. Ehi! Ehi! Che cazzo ne so, sei tu la polizia, no? Va bene, senti. Se tu adesso ti calmi, proviamo a parlare un po'. Perché tu chi sei? Uno che non sta a sentire le voci. Mi dispiace. Commissario, c'è un incidente proprio qui davanti a noi. C'è un motociclista per terra. Io andrei a dare un'occhiata. La pistola. Prego. La sua pistola. Adesso però mi sta a sentire. Ragazzi, che è successo? Rex, rimani lì! Si mette alla noce. Ci aspettavano lì! Sapevano il tragitto, sapevano l'ora, erano organizzati! Forse tenevano sott'occhio Bertone. Ma prima di affermare che qui dentro c'è una talpa, è meglio riflettere un attimo. Bertone aveva deciso di collaborare soltanto 12 ore prima. Quanti di noi sapevano questa notizia? Come stai? Ho visto giorni migliori. Ho saputo dell'imboscata. Tutto intero. Neanche un graffio. Ma com'è successo, scusa? È semplice. Tra di noi c'è una talpa. Un bastardo che fa il doppio gioco. Abbassa i toni, Rivera. Se non sai gestire un trasferimento e non sai mettere in sicurezza un testimone, cambia mestiere. Fino a prova contraria, chi non sa gestire le situazioni sei tu. Ehi, calmi. Calmi, per favore. Calmi. Va bene, dai, Serpico. Ci vediamo su Dagori. Così ci chiariamo le idee. Ho voglia di spararti, figlio di puttana. Dovete venire subito qua. È codice rosso. Codice rosso. Allora, prendi un'iniziativa, Monterosso, dai. Dove l'hai messa? Di che sta parlando? Un attimo fa parlava di serbo, di croato. Come mai? La familiarità con quelle lingue. Non credi alle cose strane, commissario. Ci sono una serie di elementi che ci inducono a pensarlo.